Buongiorno e bentrovati a una nuova puntata di Family. Oggi parliamo di eh, mobili in, le, in vetro e ne parliamo con eh, due responsabili del Catas, il laboratorio eh, di San Giovanni al Natisone che è il maggiore centro per le prove eh, e i test appunto nel settore legno arredo, per quello mi sono eh, confusa. Mobili in vetro vuol dire eh, anche mh, diciamo, allestimenti della casa tipo porte e finestre in vetro. Madonna Dopo andiamo un po' eh, nello specifico. Io do il benvenuto a eh, Paolo Tirelli che è responsabile Buongiorno. del reparto meccanico appunto del Catas, e a Marco Buongiorno. Indovina che è un tecnico Buongiorno. del reparto eh, mobili. Sono loro appunto le persone con cui eh, cercheremo di capire come eh, valorizzare gli elementi di, di vetro nella nostra casa, come usarli al meglio, come usarli in sicurezza, perché questo è sempre un elemento molto importante e eh, appunto come mantenerli, pulirli nel tempo, insomma in modo che eh, durino il eh, più possibile. Io vi ricordo come sempre che potete telefonare se volete in diretta al numero 0432 573517 oppure potete mandare un messaggio sms o via whatsapp al 345 9956 897. Allora, buongiorno e benvenuti. Eh, abbiamo detto eh, che parliamo del vetro come elemento di Arredo. Abbiamo però, ne parlavamo prima, mi avete spiegato voi, che ci sono due grandi gruppi, eh, due grandi categorie eh, in cui il vetro viene utilizzato in casa. Vi chiedo appunto di, di dettagliare questo e di, e di spiegare quali sono gli usi eh, del sì. vetro come arredamento. Ecco sì. come struttura. Faccio un intervento in questo buongiorno a tutti. Eh, praticamente il mondo del vetro mh, può essere diviso a livello di un edificio in due grandi famiglie. C'è il vetro che viene incorporato in modo permanente nell'edificio che è soggetto a degli obblighi di legge dove ci sono delle marcature CE da rispettare in base alla destinazione d'uso, come pavimento, come corrimano, come rivestimento a parete o quant'altro. Poi c'è il vetro invece nell'arredo che non ha questi obblighi di legge, che comunque deve essere, è un prodotto finito e come tutti i prodotti finiti deve essere eh, sicuro per l'utente finale. Come Catas ci occupiamo prevalentemente del vetro nel mobile, non mm. tanto del vetro in, in edilizia. Quindi per noi vetro nel mobile. È il vetro del tavolo, della vetrina mm. piuttosto Vediamo che. Vediamo qui un esempio, ecco, ecco, qualche vedono... esempio. Sì, Anche sì. perché adesso insomma, il vetro è molto valorizzato appunto, per, per questo effetto minimal, no? quindi sì, negli arredamenti sì. sono, eh, si trova spesso il piano di vetro. Sì. Eh, quindi non parliamo appunto, come ha specificato lei, di infissi, di porte, no. eccetera, no. per no. i quali ci sono delle le... leggi precise, leggi. però eh, non riguardano appunto il settore arredamento, riguardano proprio le edilizie quindi sì. eh, se magari sarà oggetto di una puntata futura questo non, eh, non lo sappiamo per, ancora non lo sappiamo però ehm... Per il momento guardiamo al, al vetro come elemento di arredo. Eh, abbiamo detto nei tavoli, eh, chiedo a lei indovina, sì. nei tavoli eh, adesso spopola il vetro come sì, elemento, sì. spesso sì. abbinato a supporti anche di materiali molto diversi come il metallo e il legno, insomma che hanno anche delle eh, resistenze, delle elasticità differenti. Eh, questa accoppiata genera, può generare dei problemi, può generare dei punti delicati? Beh, io partirei dal principio, ossia il fatto che il vetro viene utilizzato ultimamente sempre più per il fatto che se lo consideriamo in un ambiente domestico, come per esempio una cucina, per un pencil, per un mobile contenitore, una mensola o quant'altro dà una sensazione di leggerezza e di spazio amplificato. Però, come sappiamo tutti, eh, oltre ad avere molti pregi, è anche il difetto di essere un materiale che può essere considerato fragile sotto mm. certi punti di vista. E quindi magari l'accoppiata insieme ad altri materiali, come diceva prima lei, eh, potrebbe generare dei problemi mm. eh, dovuti a degli urti gravosi. Ehm, proprio per questo eh, nascono delle norme che ne regolano la resistenza, mm. e, come per esempio la 14072, un'I.N., eh, eh, che si occupa proprio di questo, di verificare la resistenza e la sicurezza del vetro nel mobile. Quindi quando il vetro esce dalla, dalla fabbrica, insomma, dalla produzione, deve eh, rispettare queste, certi requisiti. Ecco, questa norma che citava riguarda specificamente cosa? Riguarda appunto il vetro eh, utilizzato nei, nei mobili. Quindi la resistenza, quindi alla sì, frattura, al esatto, esatto, esatto. graffi, uh, eccetera. Attraverso masse appositamente tarate, appunto, mm. vengono simulati eh, degli urti generati da un'azione umana, quindi un incidente o un uso improprio. Mm. Mm. Eh, I cui requisiti sono appunto che il vetro non esca dalla propria sede, dalla sede del mobile, oppure che non abbia delle conseguenze, come per esempio delle fratture eh, in pezzi grossi e taglienti, eh, che è solita del vetro ricotto, mm. oppure magari una frattura che poi rimanga dentro la lamina, solita del vetro laminato, mm. oppure eh, infine. Eh, la frattura in piccole particelle innocue che è solita del vetro termotrattato che, che è quello poi che si usa sì. di più no? proprio anche per motivi di sicurezza insomma nelle case un, un incidente, un urto anche di lieve entità potrebbe, eh, potrebbe capitare sempre, soprattutto sì, sì, appunto ci davate la cucina, è il sì, luogo sì, sì, dove, sì. Eh, dove ci si muove di più dopo, dove si agisce di più e quindi eh, più sì, sì. sogliato, poi insomma se ci sono bambini meglio anche evitare e, mh, che resistenza ha cioè, ci sono dei numeri entro cui il vetro deve rientrare ecco, per essere eh, adatto all'arredamento, ci sono delle, dei range di resistenza dei range di frattura, non lo allora, so Allora, diciamo che quando lo inquadriamo come mobile, quindi il vetro nel mobile, ci sono i requisiti per il mobile, quindi mm. per il tavolo piuttosto che il vetro nel, nell'armadio, piuttosto che altrimenti, ma lì si parla del prodotto finito mm. e quindi vedo il vetro come un componente di questo prodotto finito mm. e vado a valutare tante cose, sia che la struttura con il vetro all'interno tenga il peso della, di una libreria ad esempio piuttosto che eh, un ripiano per supellettili o cose del genere, ma anche che sia sicuro in termini di movimentazione, voglio togliere il ripiano per pulirlo, non il bordo deve essere smussato, mm. non deve essere tagliente, quindi è una sicurezza a 360 ⁇ del vetro nel mobile. Poi c'è la sicurezza, come diceva eh, prima il collega Indovina, sul vetro, solo il vetro, quindi vado a concentrarmi solo sul vetro, vado a vedere se la temperatura è stata fatta bene mm. con delle prove d'urto e, e vedo che questo vetro si rompa bene in piccoli pezzettini o che sopporti degli urti, ma mi concentro prevalentemente sul vetro montato nel mobile, ma prevalentemente l'attenzione è concentrata sul vetro. Ok, quindi ci sono due tipi di, di sì. test e voi li effettuate anche questi test al CATAS, anche proprio sul, sul diciamo, sistema mobile e poi sul vetro singolo, come, come fate queste prove? Beh, solitamente sul vetro singolo se ne occupa il mio collega Tirelli. Mm. Mentre io mi occupo sull'intero mobile. Quindi verificare, appunto, come dicevo prima, che eh, la reazione all'urto non provochi la fuoriuscita dalla sede mm. del, dell'elemento o più semplicemente che si fratturi. Ecco, e lei invece, è appunto, sul solo sul, sul vetro semilavorato, sul vetro, sì, di fatto. Per essere un vetro di sicurezza nel mobile mm. si utilizzano dei vetri temprati. Mm. Il problema del vetro temprato è che deve essere temprato bene. Mm. Per verificarlo, un controllo molto semplice che fanno anche i produttori di vetro mm. temprato, danno una martellata con un mm. martello appuntito e rompersi in pezzettini piccoli, piccoli e smussati perché certo. non devono tagliare, non devono essere pericolosi per, mm. per l'utente finale. Una cosa, un problema che possono avere i vetri temprati, che può capitare in casa, che scoppi da solo. Ah. Questo è un evento un po' strano ma che capita, è quello dovuto a delle impurezze, non si può sapere prima, purtroppo capita che l'anta dell'armadio, ad esempio del salotto, Esploda. possa esplodere da sola. Perché comunque la temperatura è un trattamento, passo da caldo a freddo mm. velocemente e posso avere delle piccole inclusioni all'interno e questi difetti possono col far tempo. propagare col tempo queste tensioni, farle scoppiare spontaneamente. E ma ci sono delle condizioni per cui poi si verifica cioè, appunto una giornata molto calda no, no, piuttosto no, no, che no, no, all'improvviso? Sì, sì all'improvviso solo lasciando il tempo che faccia il suo lavoro. Beh, insomma, quindi <ride> rischiamo più che altro un mezzo infarto. Certamente. Facevate. Eh, Prima riferimento anche al carico, no? quanto può sopportare eh, una mensola di vetro? Si usano nelle librerie, si usa appunto anche i tavoli, quindi eh, quanto carico possono sopportare queste strutture? Devo stare più attenta rispetto all'analogo di legno oppure eh, sono alla fine paragonabili proprio grazie alle lavorazioni che, che subisce il vetro? Ah, il vetro, poi lascio la parola al collega. Il vetro ha delle prestazioni in termini di rigidezza mm. molto buone cioè mm. se eh, il, il, ipotizziamo il legno abbia 10.000 come numero per la rigidezza il, il vetro ha 70.000. Mm. Anche le, il problema del vetro è che è fragile, quindi mm. tutto quello che è pericoloso non è tanto il carico costante, mm. a meno che non sia molto sottile, quindi va, va giocato anche sulla mm. geometria sì, del certo, sullo quindi spessore, sugli spessori, insomma. sulle geometrie. Eh, la cosa importante è evitare eh, urti bruschi perché è un materiale molto mm. molto fragile. Mm. Poi per la, la parte dei carichi e delle prove. Sì, di... eh, ovviamente come le parti in legno, anche quelle in vetro vengono sottoposte a prove di sovraccarico quindi con dei carichi elevati per mm. verificarne appunto la resistenza. Però, come diceva bene il mio collega Tirelli, eh, la prova più brusca è proprio quella dell'urto, perché mm. il vetro di per sé è un materiale che regge bene i carichi, ma spesso volentieri si frantuma, adesso uso un termine un po' particolare, però eh, nel caso appunto di un urto. Quindi insomma andrebbe benissimo come mensole di libreria perché io ci appoggio i libri sopra, più o meno esatto. non lo tocco, insomma andrò a spolverare ma non, certo, certo. Eh, non vado, mentre ma magari in altri contesti è un po' più delicato esatto. proprio perché eh, ris si rischia l'urto. Allora noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo a parlare del vetro, dei mobili in vetro e vediamo come si mantengono eh, al meglio nel tempo. A fra poco. tornati a Family Casa. Stavamo parlando eh, dei mobili in vetro, della loro, eh, delle loro qualità e dei loro anche punti deboli assieme a Paolo Tirelli e a Marco Indovina, che sono tecnici del CATAS, responsabili proprio dei test eh, sulla resistenza. Mi pare rispettivamente sul vetro, nello specifico singolo, però. Nel vetro inserito nel mobile e sulla struttura no? sul mobile in particolare. Ci hanno raccontato appunto come vengono effettuati i principali test, che sono quelli eh, che prevedono l'urto, la rottura, quindi insomma dei martelletti, si, si colpisce questo vetro con, eh, con i martelletti, penso con diversa forza e si vede anche come si frattura, ci devono essere delle, eh, delle condizioni di frattura ben specifiche nei vetri che usiamo nell'arredamento. Appunto mi viene da chiedere, eh, chiaramente il è la cosa più immediata, anche che uno immagina quando, eh, quando si pensa a un mobile in vetro come anche questo che vediamo, eh, queste mensole, librerie molto affascinanti no? perché il vetro dà quella leggerezza. Eh, particolare, un effetto molto, molto elegante. Eh, però eh, adesso il vetro diventa un elemento eh, che spesso si usa nei tavoli, che spesso si usa anche sui piani cottura, anche perché appunto c'è il vetro speciale per l'induzione, eh, che spesso si usa come rivestimento in cucina, ecco. eh, in cucina proprio dove eh, ci sono fonti di calore oppure la possibilità di appoggiare eh, appunto pentole calde. Eccetera, eccetera. Come, come risponde il vetro? Quali caratteristiche deve avere per, per essere funzionale in un ambiente così particolare come la cucina? Ma io direi cosa non fare col vetro. Ok, allora. vada, vada. <ride> andiamo in negativo. È cosa più semplice. Va bene. Prima cosa, evitare di, almeno il vetro tradizionale, è quello che, con cui abbiamo a che fare a casa tutti noi, insomma. Mm. Evitare di appoggiare la padella calda fuori dal fuoco sul, sul piano in vetro, evitare di tagliare con oggetti appuntiti, eh, pietanze, sul, eh, sull'elemento in vetro e evitare, in particolare se ci sono costruzioni tipo di tavoli o elementi a sbalzo, di salire sul vetro e usarlo come una scaletta, cosa che può, sì, che può capitare. Sì, che purtroppo si vede di Quindi, tutto, ha ragione, però... Eh, so. Cerchiamo di evitare il contatto diretto col calore, eh, evitare il contatto con elementi appuntiti eh, o urti accidentali con elementi appuntiti che concentrano maggiormente le sollecitazioni nel vetro, essendo fragile e pericoloso, eh, e l'altra cosa non usarlo, in modo improprio, certo, cose banali che però um, spesso capita di, di veder fare. Eh sì, perché appunto uno sì. dice tanto per una volta sì. E, sì. e poi non ci pensa e, e commette una leggerezza. Eh, ci sono molti casi ehm, di incidenti o di, ehm, insomma, di, di pericoli ecco, attraverso, a causa del vetro. Non lo so se avete appunto delle statistiche, avete dei dati Beh, anche voi. Legati al vetro, sicuramente eh, ci sarebbe un sacco di cui parlare. Basti pensare al fatto che dal 96 fino ad oggi solo nel Regno Unito sono stati registrati oltre 6.000 casi di incidenti, di cui il 40% comprende una fascia d'età compresa tra i 0 e i 14 anni eh. ed è un dato molto elevato mm. ehm, che non è neanche da sottovalutare in quanto mm. anche in Italia purtroppo la prima causa di incidenti in ambiente domestico legata al vetro, legata al mobile, è proprio quella per i bambini. Eh, perché magari appunto ci vanno contro, tirano sì, una esatto, pallonata, esatto. non lo so, cosa potrebbero. Possono... però non gli viene neanche forse insegnato adeguatamente. Vabbè, a zero anni è un po' difficile, però a 14 mi viene da dire che insomma sì, uno sì, potrebbe sì, sì. discriminare sì, no? un esatto. po' buon senso. No, questo era solo per dire che più semplicemente devono rispettare determinati requisiti mm. eh, europei. Perché se io vado a comprare appunto un mobile che contiene del vetro, eccetera, rischio di trovare metto tra virgolette il bidone, il rischio di trovare eh, del materiale non adeguato oppure quello che compro in Italia eh, è più o meno, rientra ne, nel standard, nelle norme di legge? Ma allora tendenzialmente il vetro che troviamo mer sul mercato italiano è sicuro. Mm. Su quello, se dicono che è temprato, è temperato, mm. ci sono tutte le valutazioni che si possono fare del caso, ma comunque se uno mette un marchietto e a suo nome, a sua responsabilità dice che è stato mm. temperato in un certo modo. Quindi direi lì possiamo stare abbastanza tranquilli. Insomma. Eh, poi, chiaro, se arriva un prodotto di importazione che magari non, non è stato controllato sotto tutti gli aspetti mm. può avere qualche difetto, però lì il, eh, ormai con i social, ma anche dal punto di vista del Ministero, è abbastanza facile individuare un prodotto pericoloso, mm. se lo è realmente, perché ci sono delle banche dati, faccio un esempio, quella di Rapex, sì. che, eh, dove vengono segnalati eventuali prodotti pericolosi e devono essere ritirati dal mercato. Quindi l'informazione adesso viaggia abbastanza velocemente. Quindi problemi su questo non ci sono. Ecco l'abbiamo detto anche tante volte anche qua proprio con i vostri colleghi del Catas che insomma il consumatore deve essere responsabile però mi viene in mente un'altra cosa eh, siti di acquisti online per esempio ci sono tanti siti che eh, propongono adesso non lo so mh, mobilia, non proprio della stessa marca però sono come dei, dei portali, no, dei raccoglitori sì. ecco lì potrei incorrere in, in acquisti incauti ecco diciamo così. Eh, quello, quello, sì. Mm. quello sì anche perché poi il vetro da solo solo avere il tavolo o il mobile in vetro è difficile, è sempre abbinato a qualche altro materiale e altri materiali possono avere delle regolamentazioni per l'importazione in Europa e può capitare che non sempre si riesca a controllare quindi eh, del materiale non conforme a questi regolamenti oppure del vetro non conforme a questi regolamenti possa, possa entrare. questo eh... Può, Quindi può insomma, capitare. occhio occhio agli acquisti. Eh, volevo chiedere: abbiamo detto del, eh, le punte dell'iceberg no? del, del rischio della rottura o del, del calore che può naturalmente spaccare il vetro. Però se io lo devo eh, mantenere bello a lungo, pulirlo, evitare i graffi, eccetera, come, come posso mh, fare? Come posso eh, far sì che, che il bellissimo piano in vetro o le mensole che abbiamo visto rimangano perfette? Nel, nel tempo. Ma anche qui. Poi, magari, se vuole dire qualcosa, prendo la parola io. Sì, sì. Anche qui direi cosa non fare: cioè evitare prodotti abradenti, quindi mm. creme con, con particelle all'interno, mm. evitare eh, spugne con, con abrasivi, perché non si sa mai cosa c'è dentro e potrebbero creare delle striature mm. sul vetro che possono diventare pericolose e innescare dei punti di, di rottura. Per il resto, i prodotti che ci sono in commercio, a mio avviso, quelli liquidi che, mm. che utilizziamo quasi tutti, penso sì, per sì. la pulizia del vetro, insomma, non vanno bene, l'importante è non innescare queste cricche queste, queste fessurazioni, queste micro lesioni che noi non ci accorgiamo ma possiamo provocarle con questi prodotti abrasivi. Ecco Tutto nel così. tempo magari potrebbero poi essere dei punti certo, deboli certo. e sì. cui si, si verifica una, una spaccatura eh, mi viene appunto in mente il discorso piani di cottura, anche lì devo avere degli accorgimenti particolari, ci sono dei prodotti particolari, penso quelli a, appunto a induzione perché solitamente eh, quelli delle avvertenze d'uso, mm. sì, comunque, comunque quando viene acquistato il prodotto eh, il cliente ha diritto ad avere le, le normali avvertenze d'uso mm. su come mantenere il prodotto. Sì, anche perché lì devo avere anche un'efficienza, no? quindi la trasmissione esatto. del calore, quindi esatto, deve esatto, mantenersi esatto, anche, esatto. anche da quel punto e di è vista. Anche quello è il problema principale. Ecco, eh, mi viene in mente, pensando ai bambini, ai mobili di vetro, ecco spesso ci sono dei presidi, no? Con sul, paraspigoli, piuttosto che altri sì. tipi di imbottiture, eccetera, eccetera. Eh, questi qui sono invece di, di uso tranquillo, li posso applicare anche sui tavoli in vetro, non rischio di fare eh, graffi o di provocare altri elementi. Mm, non ci sono accorgimenti differenti? Ecco. No, direi di no, anche perché nascono per eh, difendere il vetro da eventuali, da eventuali urti mm. o eh, comportamenti anomali, insomma, quindi vanno verso la sicurezza mm. e di solito sono in materiale plastico o gommoso per appunto che sul vetro non ha grosso impatto sostanzialmente, quindi direi di sì che non hanno grossi problemi. Ecco, voi testate anche i prodotti che sono vetro ceramica, cosiddetti, mm. eh, questo tipo di, di materiale qui oppure vi limitate appunto al vetro temperato standard? No, solo, come semi lavorato solo al vetro mm. temperato standard, chiaramente se adesso stanno nascendo questi... Queste ceramiche che li vogliono mm. utilizzare anche nei top delle cucine e quant'altro, mm. e al momento purtroppo non c'è niente di specifico per quel semilavorato, mm. quindi si adattano un po' le norme del, del vetro, mm. cioè quello che facciamo sul vetro lo adattiamo a, a questi prodotti. E poi, però, come prodotto finito, eh, si applicano le, le norme del prodotto finito, che sia perché in vetro che sia in ceramica, cambia poco. Perché insomma. poi, insomma, la resistenza a quel punto lì è quasi un, un discorso estetico, no? Semplicemente di. Em um Del sistema mobile, no? come dicevamo prima, la resistenza deve essere, deve essere quella, deve, deve rispondere a certi standard. Eh sì, poi, sì, insomma, sì, che sì, sia sì. trasparente, eccetera. Eh, cambia qualcosa per il vetro colorato? Cambiano eh, le percentuali, di, i tipi di resistenza, i tipi di o, la fragilità anche ai graffi, insomma? Mm. Oppure, oppure no? Comunque, di no, garantito dipende, il. Direi di no, dipende com'è colorato, nel senso, mm. se parliamo di un film protettivo, chiaramente ha un film protettivo mm. e quindi va verso la sicurezza perché l'utilizzo dei film protettivi è uno dei metodi per rendere un vetro sicuro, mm. no? è una tecnica. Mm. Se invece parliamo del colore in massa, lì cambia poco, nel mm. senso ci sono dei pigmenti o delle, delle colorazioni che vengono date al vetro. Ma per noi sempre vetro rimane, insomma viene trattato come tale. Certo, anche per la manutenzione. Allora Direi le regole che... sono le stesse, sì, sì. anzi forse si vedono di più i micrografi o i punti sì. di lesione che diceva Eccoli, eh, lei forse prima. Forse su, sui vetri colorati c'è il problema del, de, della luce piuttosto che mm. che poi eh, portare dei viraggi di colore: mm. no? quindi che possono magari zone coperte del TAF. Se utilizziamo sì. di avere un tavolo, zone coperte, zone no, potrei avere dei colori diversi una volta che tolgo magari il centro tavola sì, piuttosto certo. che quello ecco che quello può essere, essere che la luce sì, naturalmente sì. altera un, sì. po un po tutti i materiali va bene io vi ringrazio per essere stati con noi Paolo Tirelli e Marco Indovina appunto del, del Catas e ringrazio anche a voi a casa per averci seguito vi ricordo che eh, se volete potete scrivere una mail a family.ilfriuli.it, at ilfriuli.it vi, vi ringrazio di nuovo vi auguro una buona giornata e vi lascio alle 13 al telegiornale di telefriuli.